È partita la 76ª mostra del cinema di Venezia, in scena da ieri e fino al 7 settembre con madrina la napoletana Alessandra Mastronardi. E c'è tanta Napoli anche tra i film nostrani in concorso per il Leone d'Oro. Martin Eden di Pietro Marcello, tratto dal romanzo di Jack London e con protagonista Luca Marinelli, è il sindaco del Rione Sanità, adattamento di Mario Martone dell'opera di Edoardo De Filippo. Per non parlare delle due speciali anteprime della serie TV prodotte da Sky, The New Pope di Paolo Sorrentino e 000 di Stefano Solli, ma tratto dal libro di Roberto Saviano, di cui saranno proiettati due episodi. Siamo doppiamente orgogliosi per l'importante presenza, anche quest'anno, di Film Campania e per la scelta come madrina dell'attrice napoletana Alessandra Mastronardi, ha sottolineato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, commentando la presenza del cinema Made in Campania alla 76ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Sono ben sette i titoli in concorso realizzati in Campania, oltre ai due selezionati nella sezione principale. Ci sono Nevia di Nunzia De Stefano in concorso nella sezione Orizzonti, poi Citizen Rosi di Didi Gnocchi e Carolina Rosi fuori concorso, Sufficiente di Maddalena Stornaiolo e Antonio Ruocco per la giornata degli autori, Veronica non sa fumare di Chiara Marotta per la settimana internazionale della critica. Prodotto con il contributo della legge Cinema Campania, anche 5 è il numero perfetto di Igort nella sezione giornate degli autori in anteprima al Lido di Venezia con protagonista Toni Servillo.